come se vedessimo al mondo rivangere una scintilla di vita. Poca favilla, gran fiamma seconda, dice Dante. Da queste piccole scintille, come quella che accendiamo oggi, in ricordo di Enrico, figlio di Elio Richetti e di Virginia Ascoli, alimentiamo una fiamma di umanità e nazismo, nemico non solo della libertà, ma di ogni valore umano, aveva voluto distruggere. Quello in cui ognuno di noi passerà qui accanto e volgerà il pensiero a ciò che è stato e che non dovrà mai più essere. Grazie a tutti.